Ciao, mi chiamo Viviana e fin da quando ero piccola gioco con la tecnologia. Mi piacciono tantissimo i computer, i videogiochi e i robot. Mi piacciono così tanto che sono diventati il mio lavoro. Oggi la tecnologia è sempre intorno a noi. La usiamo per ogni cosa. Persino adesso che state guardando questo video, state usando un sacco di tecnologia. È importante, quindi, provare a capire almeno un pochino come funziona la tecnologia che ci circonda, in modo da usarla al meglio, in modo sicuro e consapevole. Anche se sembrano strumenti moderni, i computer esistono già da un sacco di tempo. Il primo computer della storia fu progettato da Charles Babbage nel 1833. Non assomigliava per niente ai computer moderni. Era enorme ed era fatto di tantissimi ingranaggi diversi. Si chiamava macchina analitica ed era un calcolatore programmabile, cioè una macchina capace di fare molti calcoli, anche molto difficili, al posto nostro. Sostanzialmente una gigante calcolatrice, però bisognava sapere come parlargli. Anche se Charles si inventò questa macchina, la persona più esperta nell'uso di questa macchina era Ada Lovelace. Ada era una cara amica di penna di Charles e nelle loro lettere chiacchieravano spesso delle scoperte che facevano, di quello che studiavano. Ada si appassionò tantissimo alla macchina analitica e anche se non l'aveva mai vista, imparò proprio come programmarla, come fare a parlare a questa macchina analitica per calcolare una sequenza di numeri. Il programma scritto da Ada Lovelace è considerato il primo programma informatico della storia, anche se i computer all'epoca ancora non esistevano. E per questo Ada è considerata la mamma dei programmatori. Da allora i computer sono cambiati tantissimo, hanno fatto molta strada e probabilmente la loro evoluzione continuerà ad andare avanti, arriva fino a noi. Non possiamo sapere come saranno i computer del futuro, però siamo quasi sicuri che continueranno a esistere e per questo dobbiamo imparare a conoscerli un pochino. Questo non significa che dobbiamo diventare tutti programmatori, ma un po' di coding può sempre tornarci utile. Il coding, infatti, è il modo in cui parliamo ai computer. Ci serve soprattutto per spiegare ai computer come fare a risolvere i problemi. Ci può servire per imparare a programmare, ma ci serve soprattutto per imparare a ragionare. Ed è il modo migliore per capire un pochino di più la tecnologia che ci circonda.